Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua a parlare di Star Citizen. Ormai siamo prossimi al futuro aggiornamento 3.5, finalmente uscirà. Parliamo di fine marzo con qualche settimana di ritardo per il live PU, quindi PTU per fine marzo previsto. Tantissime le cose aggiunte, abbiamo già parlato di questo su un altro video del flight model nuovo, nuovo modello di volo che è diciamo il clou di questo aggiornamento, ma ci sono anche tante altre cose. Allora, andiamo a vedere insieme che cosa hanno aggiunto su questa patch. Partiamo dall'inizio. Allora, character, va bene, nuovo mission giver, va bene. Te si appaccico, qualcosa del genere, non so bene come si pronuncia, che sarà una drug dealer, come Wallace Klim. Quindi sarà sul nuovo pianeta, dopo ne parliamo, la troverete sul nuovo pianeta, quindi sempre per il black market, eccetera, eccetera, vi farà fare missioni di questo tipo. DNA Face Customization, sarà ampliato la scelta delle customizzazioni del viso. Finalmente il character femminile, dico finalmente perché io gioco solo character femminili, e quindi finalmente c'è la scelta, finalmente. Questo perché da c'è. Bisogna fare una piccola osservazione. Allora, il character femminile avrà qualsiasi armatura del character maschile. Non è che ci avrà più o meno vestiario di un character maschile. Però, naturalmente, avrà delle cose esclusive per lei. Nel senso che la gonnellina o il toppino o cagate del genere ci sarà solo per il character femminile, naturalmente. Non c'è per il character maschile. Ma per il resto, tutte le armature, tutto quello che è, diciamo, l'inventario dello spazio, ok? Quello è tutto quanto uguale, cioè parità 1 a 1. Tanta roba c'ha il maschietto, tanta roba c'ha la femminuccia. L'unica cosa che può cambiare è sul vestiario per andare in giro per i pianeti, insomma. Veniamo ai pianeti. Oh, Arcor Planet sarà il primo pianeta completamente rivestito da città. Rivestito, insomma, adesso parliamo di. Comunque è un pianeta tutto quanto città. Cioè non ci saranno monti, non ci saranno alberi, fiumi, crateri, niente, solo palazzi. Abbiamo già detto che ci sarà il Mission Giver nuovo dentro, Arcorp, ci sarà la station, che sarà l'area 18, sarà una landing zone, ci saranno due nuove lune con tutte le missioni, quindi c'è tutto quanto uno studio delle missioni, come c'è stato per Hearthstone fondamentalmente, cioè voi le missioni le trovate localizzate, quindi ci sono le missioni per Port Olisar, le missioni per Hearthstone, le missioni ci saranno per l'Arcorp. Allora, abbiamo già parlato del flight model, che è la cosa più importante. Ci saranno delle implementazioni sia sulla parte sparatutto che sulla parte navale dell'IA. Della parte navale era abbastanza scontato, tu rifai il sistema di volo, naturalmente devi rivedere l'IA come vola, eccetera, eccetera. C'è anche per l'IA sparatutto, perché hanno avuto diversi bug, si bloccavano, stavano fermi, non facevano chissà che, prima che si muovessero doveva cascare una bomba atomica, se no stavano immobili, continuavano a fare le loro passeggiate. E quindi verranno un po' riviste tutti quelli che sono gli NPC, sia di uno che dell'altro. Verrà implementato anche il sistema di torrettistica, mettiamolo così. Quindi ci saranno implementazioni per quelli che sono le navi con equipaggio, che quindi hanno torrette, eccetera, eccetera, verranno comunque implementate anche quelle. Gameplay, tantissima roba aggiunta. Ci abbiamo finalmente il calore, funzionerà. Cioè, modello funzionante del calore. Ci saranno le bounty, quindi ci saranno missioni di bounty. Beh, dopo vediamo anche perché. Rivisitato tutto quanto lo scanning HUD, anche perché adesso come adesso, devo essere sincero, è un pochino piatto. Cioè è difficile capire. Vabbè, c'è la freccetta. Quando voi targettate vi dice più alto, più basso, però la concorrenza c'ha un HUD fatto meglio, secondo me. Distress Beacon va bene, Vehicle Radar anche questo verrà implementato, sempre, fa sempre parte dell'UID, Quantum Travel vanno rivisti, speriamo che li velocizzino un attimo perché ragazzi se cioè, ci mette una vita per arrivare a Hearthstone, figuriamoci a fare un jump da una parte a quell'altra, da un sistema all'altro, mi metto il pensiero. Ah sì,
Attenzione perché aumentano, mettono finalmente la degradazione della nave, cioè in base a se prendete colpi, se state tanto nello spazio, se fate quantum travel, se atterrate male, eccetera, eccetera. Ci saranno vari sia skin, quindi estetiche esteriore della nave, cioè vedrete proprio magari colpi sulla nave, eccetera, eccetera, ma anche interne ci si rovineranno proprio delle parti interne della nave, quindi carina anche questa cosa. Questo che ve lo dico a fare, ci saranno update per i veicoli, ma vabbè. Group System Improvement, finalmente dovrebbero sistemare i combattimenti a gruppo. E anche si mormora, visto che rivedono anche il sistema di volo, che si potrà anche, saranno anche implementazioni per quanto riguarda il volo in gruppo. Sarebbe ora perché comunque sono stati fatti passi avanti, però ancora ci sono diversi bug. Allora, ci saranno distortion damage, ovvero ci sono alcuni veicoli che hanno una sorta di attacco MP che bloccheranno alcune parti della nave come armi, eccetera, eccetera, quindi bisognerà spegnere e riaccendere, tra virgolette, e questo significa comunque rallentare gli attacchi dell'avversario, comunque i movimenti. Gimbal Weapons Improvement. Questi sarebbe ora per chi come me usa la cloche, è veramente difficile mirare con la cloche e sparare tosto, non è fatto bene, secondo me non è molto lineare. Allora ci saranno tutta la nuova serie 300, rifatta per le navi, tutta la serie 300, 315, 325, sia la 600i che l'85x ci saranno comunque degli aggiornamenti. La Banu Defender che tanta gente sta aspettando, quindi ci saranno belle navi nuove, uscirà anche la Constellation Taurus che secondo me è il seguito logico delle mie navi, delle navi che consiglio sempre io. Io di solito consiglio l'Avenger Titan come iniziale, la Cutlass Black come seconda scelta e la terza è quasi logico, una Constellation Taurus, cioè sono proprio passaggi quasi obbligati, diciamo, per avere navi con cui puoi fare più o meno tutto. Sono queste tre, in base naturalmente ai portafogli delle persone, ma più o meno sono queste. Tornando invece, perché vedo che non c'è, tornando indietro, per quanto riguarda il Bounty Hunting, questo perché verrà introdotto il sistema di crimine. Quindi se fate stronzate avrete il crimine e avrete uno standing negativo e quindi chi vi butterà giù guadagnerà, tra virgolette, una taglia. O perlomeno questo sarà quello che si andrà incontro, cioè quello che sarà il futuro. Adesso non so quanto verrà implementato subito nella 3.5, ma qualche patch diventerà così, cioè nel senso voi potrete andare proprio a cercare questi personaggi che fanno magari casini per prendervi la taglia. Di ogni sistema dove stanno, insomma, ogni sistema avrà una taglia differente, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque vedremo più avanti com'è l'evolversi. Tornando sotto, le navi ne abbiamo parlato. Armi, vabbè, varie eventuali, ci sono qualche nuova armetta nuova, rivisitato il Tarantula. Andiamo invece alla cosa importante che sono le modifiche proprio del gioco. Performance del gioco, insomma, la parte che ci interessa di più forse. Allora, ci saranno, verrà completato, diciamo, l'Object Container Streaming, quindi verrà finalmente implementata questa nuova, questo nuovo, c'era già, poi è stato tolto, poi l'hanno rimesso, per cui questa, diciamo, struttura del gioco che andrà a istanze e quindi dovrebbe rendere comunque molto più leggero, molto meno buggato, molto più fluido tutto quello che è l'esperienza di gioco, quindi speriamo lo concludano il prima possibile per vedere effettivamente se apporterà miglioramenti o meno. Ci saranno aggiornamenti anche sulla connessione ai vari server, quindi implementeranno quello che è il mesh tra i vari server, entrare e uscire da un server, aggiungere un amico, far entrare un amico anziché molte volte magari, non so se vi è capitato, siete con degli amici e vuole entrare un terzo, il server è pieno, deve stare lì 2 ore a cliccare entra, 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 entra finché non entra. Ok. Dovrebbero risolvere questo problema, nel senso che magari sposterà voi insieme all'amico su un altro, fa tipo una scivolata, vi mettono, vi
vi frullano, vi mettono, vi spostano su un altro dove ci sono tre posti e nel frattempo ne mettono altri due. È il lavoretto di fino, vediamo se ci riescono, però è comunque comodo perché tempo perso, insomma, dai, tempo perso da gusto, insomma, se io dicevo un amico ti vuole raggiungere, dai, entra papà e dopo il server fa tutto da solo, non sarebbe male. Per ultimo vediamo i proiettili, saranno rivisitati tutti quanti i proiettili, shaders vari e performance ottimizzazione, ok, tutte queste cosine carine che come le luci, la fisica dell'acqua, gli asteroidi, l'atmosfera, gli effetti delle armi, tutte queste cose qui che verranno introdotte, cioè introdotte, verranno migliorate, che comunque sono di contorno, ma sono quello che poi ti fanno dire mamma mia che figata, no? E quindi siamo comunque grati di questi sistemi, di queste piccole ottimizzazioni che stanno facendo, niente male. Ragazzi, questo è quanto è stato confermato. A brevissimo vi farò un video sul fulcro della 3.6, che è una cosa secondo me bellissima, ma non vi dico nulla, ve lo faccio appena posso. Con la 3.5 direi che è tutto. Ciao ragazzi e al prossimo video.